rappresentazione della 65esima edizione del Festival, che comincerà, come sapete, il giorno di Santa Scolastica Vergine e si concluderà il giorno di San Valentino Martire. Magari il San Valentino lo sapevate tanti, di Santa Scolastica Vergine in pochi, ma visto che citerete il santo del 14 febbraio, vi segnalo che c'è anche ovviamente la santa del 10 febbraio, quindi in quei 5 giorni accadrà come sempre di tutto. Dirò poche cose perché poi vorrei che Carlo avesse tutto il tempo da conduttore, da direttore artistico ovviamente nel raccontare il festival, ma certo ci sono delle novità molto importanti dal mio punto di vista quest'anno che vi segnalo. La prima è che questo festival per la prima volta, almeno nella storia recente, viene condotto da un importante conduttore della RAI, affiancato da due conduttrici che sono due importantissimi cantanti. E se andate a vedere negli annali, ritornando indietro, almeno fino all'87, non abbiamo una situazione dove accanto a un conduttore ci sono due cantanti. È successo qualche volta ce n'era uno. Tanto più due cantanti di successo, di tale successo da aver vinto l'una Emma nel 2012, un festival di Sanremo, e l'altra Arisa l'anno scorso, di cui vedremo presto anche, immagino, l'effigie sulla strada del Comune di Sanremo. Ieri l'abbiamo cercata, ancora non c'era, ma so che la stanno predisponendo. E quindi già questo è un elemento molto nuovo e importante. L'altro elemento è che abbiamo 20 campioni in gara, un numero decisamente importante, Carlo lo ha ricordato, oggi magari lo ricorderà ancora, il motivo per cui si è arrivati ad avere una così larga partecipazione di canzoni, di campioni. Abbiamo, tra l'altro, di questi 16 soltanto, altra novità, raggiungeranno la finalissima, quindi si torna alla esclusione, che è un'altra delle novità di questo festival. Un'altra cosa, credo, molto bella, molto apprezzata, che noi che Carlo fortemente ha voluto, è quello di dare ancora più spazio ai giovani, cioè alle nuove proposte, quindi gli 8 cantanti delle nuove proposte, in verità li vedremo non in tarda serata, non in tarda notte, ma li vedremo addirittura a partire dal mercoledì, li vedremo in prima serata, cioè in apertura del festival. Credo che anche questo sia un segnale importante verso questi giovani, questi nuovi cantanti, che devo dire spesso danno delle soddisfazioni straordinarie. Avremo tra le novità anche 4 sistemi di votazione, cioè il televoto, la giuria della sala stampa, la giuria degli esperti e la giuria demoscopica, utilizzati a secondo dei giorni, anche di questo poi ne parleremo maggiormente nel dettaglio. Io solo devo sottolineare queste cose per dire che ogni festival porta una sua cifra artistica, editoriale, e porta delle novità, e anche quest'anno il festival, devo dire, non ha mancato di seguire questa regola. Quindi di questo ringrazio tutti quanti, lieto di avere qua ovviamente Carlo, Emma e Risa. Adesso credo che sia giusto per Carlo cominciare a raccontare questo suo primo festival. Grazie.